decimazione dei vertici storici del suo clan era diventato lui il capo. Angelo Marino, 41 anni, latitante da 5 mesi, è stato arrestato dalla polizia a Castelvolturno in provincia di Caserta. L'uomo, accusato di associazione camorristica, è legato da vincoli di parentela al boss Gennaro Marino, oggi detenuto, e al fratello Gaetano, detto Manamuzzo, assassinato nell'agosto di 2 anni fa sulla spiaggia di Terracina nel Basso Lazio. Il nome di Angelo Marino compare in 2 diverse inchieste antimafia sulla camorra di Secondigliano. Nel 2004 fu arrestato nel mezzo della sanguinosa faida tra il clan di Paolo Di Lauro e quello degli scissionisti, cui egli stesso apparteneva. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, faceva parte della cosca che si era ribellata al padrino, gestendo in proprio la piazza di spaccio delle Vele Celesti, una vera e propria macchina da soldi che riusciva a far guadagnare all'organizzazione qualcosa come 1 milione di euro al mese. Nel marzo 2012, invece, i PM della DDA partenopea tornano a indagare su di lui. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle intercettazioni telefoniche ambientali, gli inquirenti scoprono che Angelo Marino custodì le armi con cui furono uccise le prime 2 vittime della spaventosa faida il 28 ottobre 2004, Claudio Salerno e Fulvio Montanino. Entrambi fedelissimi dei boss Di Lauro, soprannominato Ciruzzo Milionario, ed entrambi invisi a Gennaro Marino Mackay. La cattura di Angelo Marino, a cui hanno partecipato uomini del Servizio Centrale Operativo e delle squadre mobili di Napoli e Caserta, non è un caso che sia avvenuta sul litorale Domizio, nel Casertano, da anni ormai trasformatosi nel quartier generale degli scissionisti di Secondigliano e soprattutto il luogo privilegiato di latitanza dei suoi uomini più importanti. E oggi è stato assestato un altro colpo importante alla criminalità organizzata napoletana. Si tratta di un personaggio di assoluto spessore criminale che è colpito da una misura cautelare custodiale in carcere per un duplice omicidio che poi diede la stura all'inizio a quella che è stata definita quale la prima faida di Scampia. È stato rintracciato a seguito di indagini svolte veramente con un metodo tradizionale, cioè dell'appostamento, del pedinamento. Una villa che aveva preso in affitto nella zona di Castelvolturno, quindi nel Casertano, lontano dalla sua zona di competenza, diciamo così. Era assieme a un nucleo familiare, non ha opposto alcuna resistenza e quindi è stato arrestato alle prime ore del mattino di ieri.